Giovedì 25 febbraio 2016, io sono Fabio Ranfi e questo è Good Morning Milano. Buongiorno a tutti, ora vediamo i fatti principali della città. Ieri al Piccolo Teatro il Premier Matteo Renzi ha presentato il progetto per il post-expo Human Technopole Italia 2040, che secondo le previsioni dovrebbe partire entro la fine di maggio. Nel polo scientifico, che occuperà circa 30.000 metri quadri del sito Expo, troveranno posto 7 centri di ricerca per studiare i temi della salute e dell'invecchiamento. Anche Roberto Maroni, dopo le perplessità espresse a novembre, si è detto invece soddisfatto dell'iniziativa. Per il sindaco Giuliano Pisapia si tratta di una sfida straordinaria che vedrà concentrarsi a Milano eccellenze italiane ed internazionali. E proprio a margine della presentazione per il post-expo, Giuseppe Sala, candidato sindaco per il centro-sinistra, ha spiegato di non essere interessato né di aver bisogno di candidati di bandiera. Sulle tre liste in suo sostegno bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Il candidato ha preferito dedicare più tempo alla ricerca dei futuri assessori e consiglieri per essere sicuro di avere a fianco le persone giuste. Sono alla ricerca di persone che poi siano disponibili e non lavorino solo alla loro immagine, ha detto Sala. La Consulta ha bocciato all'unanimità la legge varata un anno fa dalla Regione Lombardia contro le moschee e la possibilità di costruirne di nuove, dal momento che le restrizioni imposte al provvedimento sono state giudicate incostituzionali. Già lo scorso febbraio era scoppiata la polemica con la giunta Pisapia e, a giudicare dalle reazioni della Lega e di tutto il centrodestra, sembra proprio che i dissapori siano destinati a tornare a galla. Il governatore lombardo Roberto Maroni ha infatti attaccato il governo Renzi e lo stesso ha fatto il leader del Carroccio Matteo Salvini, che ha definito la Consulta come islamista e complice dell'invasione musulmana. Chiudiamo parlando di trasporti, perché ad un anno di distanza dal lancio delle app di Trenord, la società ferroviaria ha siglato un accordo con Moovit per ottenere in tempo reale la mappatura dei propri servizi. Moovit è un'applicazione che consente, inserendo località di partenza e di arrivo, di pianificare il proprio percorso con i mezzi pubblici, dicendoci che ora giungeremo a destinazione. Gli aggiornamenti riguarderanno l'acquisto dei biglietti, i percorsi, gli orari e l'andamento della circolazione ferroviaria in tempo reale sul Malpensa Express e sui mezzi pubblici. Con questa notizia per oggi è tutto, io vi ringrazio di aver seguito l'appuntamento, come sempre a domani con una nuova puntata di Good Morning Milano.